Carissimi amici, viene il desiderio, avvicinandosi il Natale, di chiedervi se avete addobbato un albero, oltre che fare il presepe. E la domanda risponde non tanto al desiderio così di sapere in che modo avete potuto immaginare di realizzare esteticamente qualcosa di bello per questi giorni nelle nostre case, ma piuttosto per chiedere se abbiamo in qualche modo presente il senso, il significato anche delle cose che facciamo. E l'albero di Natale è una tradizione ormai entrata ampiamente nelle nostre case. E sulla sua origine, sulla sua storia ci sono tante interpretazioni, tanti racconti anche, sono tradizioni diverse. Quello che abbiamo quest'anno cercato di poter realizzare in maniera molto semplice e veloce, per la verità, è riprendere un'antichissima tradizione anche qui un po' del nord Europa, dove gli alberi, gli abeti sono chiaramente una parte integrante dell'ambiente e del territorio. E poter addobbare l'albero di Natale con delle mele, mele vere, e con delle ostie. È quello che in alcune parti appunto del nord Europa chiamavano l'albero del paradiso. Il paradiso terrestre che ebbe come epilogo il peccato originale e quindi la mela che rappresenta quel frutto della tentazione di voler possedere la conoscenza del bene e del male e che portò l'umanità a pensare di poter allontanarsi da Dio, di poter mettere Dio in secondo piano rispetto alla sua presenza. E invece poi le ostie che rappresentano l'atto della comunione con Dio, di quel Dio che viene nella nostra vita e ci offre la possibilità di essere pienamente uniti a Lui, di riconciliarci, di essere redenti dal peccato per vivere riconciliati con la misericordia di Dio. E allora ecco che questo albero esprime questo dinamismo, questo cammino, il cammino che l'umanità fa prima allontanandosi da Dio e poi invece potendo godere della sua grazia. Mi piace riassumere questi due aspetti in due verbi. Il primo, quello della mela, diciamo, è la tentazione del possedere. Il peccato originale è questa tentazione di possedere, di prendere quel frutto e quindi di dominare in qualche modo escludendo colui che è il vero Signore dalla nostra vita. E invece il pane che è l'ostia, quel pane che Gesù ci dona e che noi impariamo a condividere. È qui il nuovo, è qui la grazia che il Signore ci dona di poter essere partecipi con Lui della vita. Ecco, Gesù viene per condividere con noi la ricchezza del bene. E in questa terza domenica di Avvento prendiamo come nostra la parola dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi. Non spegnete lo spirito, ascoltate le profezie. La profezia è una parola particolare, è una parola che a volte non ci sembra chiara, è come espressa in simboli, però ci chiede di guardare sempre più avanti, di credere che la verità viene incontro a noi, la verità si compie e non sarà il nostro egoismo a poter dare all'umanità la pienezza del bene. La pienezza del bene ci viene solo dall'accogliere il dono, il pane che possiamo condividere, dono della misericordia di Dio, Gesù, il suo Figlio, che nasce per noi a Betlemme, la casa del pane.